Il candidato presidente Giovanni Legnini esprime forti critiche sulla crescente invasione di rappresentanti del governo di Lega e 5 Stelle e dei leader di destra nella nostra regione. Un'invasione, secondo Legnini, senza precedenti. Incontrando i cittadini al mercato di Corso Marucino a Chieti, l'ex vicepresidente del CSM ha sottolineato che naturalmente liberi di venire tutti i giorni, stanno venendo tutti i giorni, ma c'è qualcosa di anomalo in questa vera e propria invasione che si sta verificando dei ministri, dei vicepresidenti del Consiglio, leader dei partiti di centrodestra, perché per un verso dicono ma i sondaggi ci danno in vantaggio, per l'altro verso vengono qui tutti i giorni. E diventare il loro lavoro prevalente vuol dire che sono preoccupati, ma non mi impressiona tanto questo quando il fatto che io non ho mai visto, a fronte di una passerella così intensa, così estesa, non assumere un impegno per la nostra regione, un provvedimento concreto sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla ferrovia, sulle autostrade, sulla ricostruzione, propaganda e basta, litigano a Roma e qui si contendono il campo. Berlusconi ieri a Chieti ha detto questo è un governo di incapaci, ma lui sostiene la stessa coalizione di Salvini, dà dell'incapace ai ministri della Lega e poi sostiene il candidato Marsiglio qui. Una gran confusione, la verità è che i cittadini abruzzesi troveranno sulla scheda Marcozzi, Marsiglio, Flaiani, Legnini e scelgono chi ci guiderà, non la propaganda dei ministri dei 5 Stelle, della Lega e degli altri partiti di centrodestra.